Oggi abbiamo in studio l'avvocato Giancarlo Nicotera, candidato per Assieme con il sindaco Mascaro. Abbiamo invitato l'avvocato Nicotera per il diritto di replica dopo le affermazioni che il candidato a sindaco Ruggero Pegna aveva fatto nei suoi confronti nel corso della trasmissione Il Duello, che appunto abbiamo registrato pochi giorni fa qui negli studi di Calabria News. Io chiederei subito all'avvocato Nicotera qual è stata la sua reazione appena ha sentito le dichiarazioni di Pegna. Ma sono rimasto assolutamente perplesso, basito, sgomento, perché sia per il contenuto delle dichiarazioni sia per la provenienza delle dichiarazioni, perché ritenevo Pegna una persona moderata, una persona che mi auguravo conoscesse la mia storia personale, la mia storia familiare, la mia storia politica, la mia storia sociale, per cui alcune dichiarazioni veramente mi hanno fatto male, perché menzognere, perché infondate e perché soprattutto vanno a creare un clima che è assolutamente un clima che nella politica vera non dovrebbe esistere. Vede, per me questa non è politica, questo è, io la politica l'ho sempre intesa in un altro modo. La politica mi hanno insegnato, io sono 32 anni che sono appassionato di politica, anche se mi sono candidato solamente per la prima volta nel 2015, assieme a Paolo Mascaro, la politica per me non è livore, la politica è passione, la politica non può essere accusa, la politica è proposta, la politica non può essere scontro, la politica è confronto, anche se è confronto aspro, eccetera. La politica non è guerra, ma pacificazione sociale, cioè non mi ritrovo per la prima volta nella mia vita, mi sono chiesto se veramente ne vale la pena. Ne vale la pena perché quello che ha fatto Ruggero Pegna, io glielo dico chiaramente Ruggero, tu bastava che chiedessi non a quegli amici, finti amici che hai adesso, quelli che vedrai da lunedì se tu dovessi perdere le elezioni scompariranno, bastava che tu chiedessi a tuo fratello Salvatore, bastava che tu chiedessi agli amici veri e sinceri che tu hai come tutti noi e chiedessi chi sono io, per evitare quello che hai fatto, perché tu non hai fatto solo un danno politico, ma poi danno politico no, ma non hai fatto solo un attacco politico, ma tu hai leso quelli che possono essere i sentimenti della mia famiglia, le lacrime di alcune persone che mi erano vicine perché erano veramente sgomente, sapendo chi sono io, quanto sia lontano da una concezione di politica in riferimento a alcuni ambienti criminali. È chiaro che io faccio l'avvocato penalista e io vivo di questo lavoro. La prima cosa che mi hanno insegnato in politica è libero dal bisogno. Io non sono qualche avvocato fortunato di sinistra che adesso sta parlando e che farebbe bene forse a guardare dentro le sue liste, che ha un sacco di cause dei comuni, un sacco di cause degli enti, un sacco di altre cause. Io sono un avvocato che non ha queste cause, non le ha volute. Lo sa perché non le ha volute? Perché voglio essere libero. Non voglio dipendere dalla politica. Io non dipendo dalla politica. E nel caso contrario, la politica invece mi toglie tanto. Mi toglie tanto perché mi toglie tempo, mi toglie energie, mi toglie anche risorse economiche, mi toglie anche gli affetti familiari. Però mi dà tanto. Vedere tanta gente, anche in questi giorni, una grande manifestazione di affetto dai ragazzi che ho avuto al ragazzi che ho avuto al calcetto, ragazzi che ho avuto tanti di quelle attestati che mi hanno fatto sentire veramente fiero. Io non sapevo neanche io che la gente, tra virgolette, mi amasse così tanto. Certo, è stata una cosa spiacevolissima ed è una cosa spiacevolissima. Sa, mi ricordano quel libro, I pappagalli verdi, erano quelle mine anti-uomo, no? Che poi diventavano anti-bambino, perché queste mine erano a forma di pappagallo e le mettevano lì nei terreni. E i bambini li raccoglievano pensando che fosse un giocattolo, non era un giocattolo, perché gli scoppiava in mano, e sa, non erano mortali, facevano solo effetti enormemente devastanti. Ecco, questa è stato, lo direi, questo è stato un bel pappagallo verde, soprattutto devastante, e ci va di sotto gente innocente come quei bambini innocenti. Io penso che sono veramente, da quella della vita, nauseato, non mi sarei mai aspettato. Penso che 50 anni ci conosciamo tutti, ma tutti. Anche coloro che stanno facendo atti sciacallaggi, che sono nelle liste magari di questo candidato a sindaco, li conosciamo tutti. Io ho una storia di lealtà, di coerenza. Sono 32 anni democristiano, non sono uno di quelli che fa il salto in banco perché deve vedere come deve fare politica. Caro Ruggero, noi, e ti ritengo un professionista validissimo, guadagniamo non con la politica, questo. Mentre molti che ti stanno vicino, quei finti amici, se non hanno la politica, non hanno nulla, sia a destra che a sinistra. E basterebbe guardare la loro dichiarazione dei redditi per vedere quello che ti dico. Quindi lei conferma, diciamo, questa sua conoscenza con Carmelo Furci?
Assolutamente sì. Io ripeto, io faccio da 22 anni, ho fatto l'avvocato penalista, ho iniziato a fare l'avvocato con l'avvocato Zofrea, mio maestro, mio mentore, ancora oggi mio più grande, uno dei miei più grandi sostenitori. Sono però, è chiaro quindi che io che devo fare? Cioè se mi saluta una persona io non la devo salutare, che devo fare? Io quella sera poi ho dovuto un po' rimembrare, ero in giro per Isia, sono stato a quel seggio chiaramente perché era il seggio dove voto io e dove soprattutto è un seggio del mio quartiere, ma sono andato in giro e in compagnia non con tale soggetto che ho trovato nel seggio e che quindi io, chiaramente non, con cui chiaramente il problema non si pone della sua compagnia con me in quel seggio, ma sono andato in giro con l'avvocato Simone Cicco, sono andato in giro con Giampaolo Varrà. Gli altri rappresentanti di lista erano Antonello Villella, Alessio Filippone, Luciano Ranieri, quindi io posso dire nome e cognomi. Sono stato anche intervistato durante i seggi in altre sezioni, sono stato intervistato da De Grazia. Cioè, voglio dire, è chiaro che uno va in giro può trovare mille persone, ma se io faccio l'avvocato penalista che faccio un cliente, se mai dovesse succedere lo saluto, siamo alla barbarie politica. Non è questo. La politica non può essere questo. Non può essere lanciare così e lasciare sul terreno un pappagallo verde o arancione o giallo e poi aspettare che scoppi nelle mani del primo venuto che magari lo raccoglie. Non funziona così. Non, lo dico veramente, sono per la prima volta nauseato, eppure ne ho passate tante in politica, di vittorie e di sconfitte. Pensavo che questa volta, perché lo devo dire la verità, ho affrontato con grande serenità anche tutto quello che sono stati 2 anni, no? Dopo lo scioglimento, con grande serenità abbiamo fatto. Mi ritengo anche un figlioccio, chiamiamolo così, come vogliamo definire, di uno come il giudice De Grazia, che mi voleva candidare come sindaco ad Africo. E sono anche un figlioccio del notaio Ananie. I miei insegnamenti sono diversi, la politica non è questa. Caro Ruggero, non è questa, ma lo dico a tutti. Non so perché avete voluto portare su questo piano, che è un piano di menzognero, tra l'altro, ecco perché fa male poi. Fa male perché fa delle allusioni su delle storie personali, che sono storie intrise di passione per la politica, di amore per lo scudo crociato, di riconoscenza per la politica. E fare queste cose, dove vi porterà? Questa guerra che voi vorreste vincere, quanti feriti lascerà sul campo? Quanti feriti e quanti, soprattutto quanti volti che vengono bagnati dalle lacrime per quello che state facendo, ma davvero pensate che così si possa vincere? Non bisogna vincere a tutti i costi. E questo è il progetto che io poi ho sposato con Paolo Mascaro, che ritengo una persona obiettivamente, non mi piace parlare delle singole persone, mi piacciono le idee, ma obiettivamente è una persona preparatissima. E allora confrontiamoci sui programmi, confrontiamoci sulle cose che dobbiamo fare. Ma le sentite le lacrime di questa gente? Le sentite le lacrime di Emilia Terme? O siete occupati, lo dico anche ai tuoi amici, Ruggero, o sono occupati i tuoi amici a vedere di posizionarsi chissà dove, perché praticamente senza la politica non fanno nulla. Non è così. Le sentite le grida di dolore che vengono da questa città? Una città che è assolutamente messa per terra. Noi sentiamo, stiamo pagando un prezzo troppo alto. Noi viviamo di cose importanti, quali possono essere il commercio, quali possono essere l'edilizia. Ci vogliamo confrontare su quello che vogliamo fare. O dobbiamo pensare che l'altro è un nemico da abbattere? Per me non è mai stato così. È un nemico, non esiste il nemico in politica, è un avversario. Sa qual è il primo libro che ho regalato a Paolo Mascaro? In un momento particolare della nostra vita. Quando eravamo al comune, la questione morale di Berlinguer. Ecco perché mi sono sentito colpito al cuore da tale calunniose offese. Perché non è così. E chi mi conosce, loro sanno di conoscere, non potrebbero. La questione morale di Berlinguer, per me la questione morale è importantissima. È certo però che io faccio un lavoro, e quel lavoro, con quel lavoro io vivo, e con quel lavoro non voglio vivere di politica. Lo dico a alcuni suggeritori magari che vivono di politica, vivono tutti di politica, io non voglio vivere di politica, perché ripeto, non bisogna vivere di politica. Perché se vivi con la politica non puoi essere coerente, non puoi essere libero, non puoi essere neanche scevro dai condizionamenti. Non solo quei condizionamenti, ma anche condizionamenti che poi ti possono portare. Ecco la bellezza della politica. Bastava che andasse, che ne so, alla Fondazione Perini e chiedesse chi era il presidente di Codera. Bastava che andasse in giro. Nei cortili di questa città, nei campetti di calcio di queste, delle periferie, e chiedesse chi sono. Sì, vado nei campetti delle periferie, vado, mi troverete, Giugiero, forse tu non sai manco dove sono questi campetti, ma mi troverai nei campetti di periferia, mi troverai in tantissimi posti di questa città, perché
Perché questa città ha bisogno di questo. E noi non facciamo campagna elettorale durante la campagna elettorale, noi raccogliamo solo i nostri frutti. E poi, voglio dire, oggi veramente io sono un cultore di tutto un passaggio anche storico che, soprattutto con i ragazzi, con la gioventù, con un sistema preventivo di Don Bosco, con tutto un sistema, confrontiamoci su quello che veramente vogliamo fare e su quella che è l'educazione che noi vogliamo intraprendere. La sua famiglia invece come sta vivendo questa vicenda, questa situazione che si è venuta a creare? Questa è una delle cose più penose che mi fa più pena perché io comunque ho anche le spalle larghe, anche se, ripeto, fanno malissimo anche a me alcune cose. È chiaro che non solo la mia famiglia è la mia famiglia in senso stretto, ma anche quelli che sono i miei amici di sempre. È grande, con profondo rammarico, profonda tristezza. Mio padre mi ha lasciato sempre alcuni insegnamenti, tra cui quello mi disse sempre, anche prima di venire, sii sempre onesto. Non ho mai tradito quell'insegnamento. Però l'onestà, vedi, non è solo quella onestà in se stesso che è importantissima, è anche quella intellettuale. Ecco, io di questo mi sono sempre fregiato, ho sempre avuto una grande onestà intellettuale. Ho evitato sempre bassezze, ho evitato sempre sciocche insinuazioni, ho evitato sempre false accuse, ho evitato sempre di puntare il dito. Ecco, e quindi è chiaro che in questo momento lo si sta vivendo con grande tristezza, con grande rammarico, con grande amarezza, ma soprattutto con grande convinzione. E lo vedo e ringrazio pubblicamente tutti quegli amici che dovunque, per strada, sui social, in ogni parte della città mi stanno dando grande calore umano. Avrei fatto a meno di questo calore umano, perché questo calore umano ce l'ho sempre avuto, ma stavolta ancora di più l'ho avuto, ma soprattutto l'ho avuto ancora non riesco a capire perché, perché in genere il calore umano si dà per un qualcosa che è accaduto, e io invece non riesco a capire. Però lo accetto volentieri. Se questa era la parte dolce di questa pagina amara, allora l'accetto. Ripeto e dico all'amico Ruggero, dico Ruggero, veramente, te lo dico con grande sincerità, fallo, fallo e fallo. Chiedi chi è Giancarlo Nicotera, otterrai le risposte dai tuoi amici sinceri e non, ripeto, da persone che chiaramente non vogliono il bene di questa città e non vogliono né il bene mio né il bene tuo, ma soprattutto, ripeto, non vogliono il bene della collettività. Quindi dovendo lanciare un messaggio, dovendo dire qualcosa a Ruggero Pegna, cosa si sente di dire a Giancarlo Nicotera in questo momento? Che hai sbagliato completamente, hai sbagliato il colpo, hai sbagliato, tra virgolette, l'obiettivo, hai sbagliato tutto, ma ripeto, hai sbagliato tutto, hai sbagliato e hai detto cose non vere, assolutamente. Ripeto, con date circostanze posso ovviamente, ma non è questo, non siamo qui a difenderci, non ci dobbiamo difendere da nulla. La nostra storia, la nostra verità, la nostra realtà parla da sola. Questa città ci conosce, mi conosce. Certo, mi è dispiaciuto perché conoscendo anche, devo dire, la famiglia Pegna, conoscendo qualcuno che era veramente un galantuomo di quella famiglia, non avrebbe apprezzato una caduta di stile del genere. Non l'avrebbe apprezzata, come non l'avrebbe apprezzato nessuno. Però arrivare a questo punto, ripeto, per me questa non è più politica, si chiama barbarie, ma soprattutto non, ovviamente non l'accetterò mai, però così chiaramente non si va da nessuna parte. E il dato che io voglio dire poi a Ruggero, io ti invito non a sfide come fanno qualcuno di sinistra che lancia sfide, qua non siamo a sfidarci, Ruggero, qua non siamo a sfidarci, qui noi siamo a dare dei segnali, io ti invito a un confronto con me. Da queste sedi ci possiamo confrontare su questa vicenda, ci possiamo confrontare sulla città, sui programmi. Ti parlerò e ci parleremo se tu sarai qui e se sarai in grado di, ovviamente, di esporre come penso possa essere tu in grado, su quelli che sono i programmi, su quelle che sono le cose che dovrebbero di cui si dovrebbe occuparsi un politico. Un politico di cui si dovrebbe occuparsi, un politico dovrebbe, un po' come l'esame all'università, devi essere preparato prima di andare a fare l'esame. O impari durante l'esame, non impari nulla, vieni bocciato. Quindi questa città bisognerebbe che la si conoscesse prima di cambiarsi, ma al di là di tutto questo, confrontiamoci sulle mille problematiche, sui tantissimi quartieri, sulle bellissime vocazioni, sulle bellissime anime di questa città. Questa città ha bisogno di pace sociale. Io questo clima in 32 anni, mi credo, non l'ho mai visto. È un attacco così basso. E soprattutto così infondato, ma soprattutto così inveritiero, sul quale Ruggero adesso anche molti sciacalli stanno speculando. È chiaro che non va bene, è chiaro. Quindi ti fido a un confronto. E penso che tu non debba, scusa,
solo a me, non debba le scuse solo a me, ma le debba anche alla mia famiglia, le debba anche agli amici, le debba anche a quel progetto che noi abbiamo fatto, un progetto bellissimo di serietà, e tutti quelli che sono stati in questa campagna elettorale, che hanno creduto a una politica nuova, a una politica nuova che non è solo certamente rappresentata da noi, ma che chiaramente è anche rappresentata da noi. E allora per me, e io questo lo dico, hai una possibilità di chiedermi, ma non per chiedere scuse in se stesso, perché, ripeto, il dato che è uscito fuori è stato un dato impietoso. La gente mi ferma ed è nauseata. La gente mi ferma ed è nauseata perché non se ne può più di questo modo di condurre campagne elettorali. Queste sono, non sono campagne elettorali. Campagna elettorale è un'altra cosa. Quando ero ragazzino, io mi hanno visto con lo zainetto in spalla. Sono tornato al vecchio zainetto che usavo quando eravamo in giro per fare le campagne elettorali, col volontariato, eccetera. Perché è stato bello avere il contatto con la gente, il contatto umano con la gente, il contatto con gli elettori, case per case, con gli anziani. È stato, per me è stata una bellissima campagna elettorale. Purtroppo adesso devo prendere atto che qualcuno ha voluto macchiarla. E non è... Non... Guardi, veramente, lo dico con grandissimo rammarico, un misto rammarico, tristezza. Perché alla fine siamo futuri amministratori, chi maggioranza, chi minoranza di questa città. Ed abbiamo anche delle responsabilità. Le responsabilità in una città, io non vado da un medico per sentire litigare quel medico con un altro medico. La politica non è questa, la politica è medicina, la politica non è, la politica è indicare quelle che sono le cure. Questa per me è la politica. Tutto il resto non è politica. Con questo invito che Giancarlo Nicoter ha fatto a Ruggero Pegna, noi concludiamo e io dico che siamo disponibili nel caso Ruggero Pegna accetti l'invito a questo confronto con Giancarlo Nicoter ad ospitare questo confronto qui all'interno dei nostri studi, là dove appunto è nato questo scontro tra i due esponenti politici. Io ringrazio ancora Giancarlo Nicoter per essere venuto qui da noi e come sempre auguri Lamezia.